Ciao, cari follower. Quindi, per prima cosa, e prima di iniziare, chiariamo a tutti che questo video non è intimidatorio e non è un video fuorviante, ma piuttosto un vero video. Volevamo condividere con voi l'ultimo disegno dell'americano modello, che sembra molto ottimista e disegna una bufera di neve molto forte e violenta. Se si materializza, assisteremo a nevicate molto abbondanti e persino a piogge. Fortemente, dottor, sia chiaro anche che il periodo è ancora relativamente lontano e la possibilità di cambiare queste aspettative in meglio o viceversa rimane nel video solo per ottimismo e inoltre non dimenticate di sostenere questo video con ammirazione in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone se notano con me l'ultimo aggiornamento del modello americano che indica l'entrata di una forte bufera di neve dopo la metà di questo mese, aprile, precisamente l'inizio del 16 aprile, verso le regioni del nord Italia all'inizio, e forti nevicate a quote molto basse, che colpiranno tutte le regioni del nord Italia da est a ovest, come dicevo, con piogge che saranno accompagnate da temporali molto forti e grandi quantità. Il modello americano ha attirato finora molta pioggia e neve, e speriamo naturalmente che queste aspettative si dimostrino o cambino per il meglio. In effetti, un aggiornamento molto bello dal modello americano. Ci auguriamo che si avveri e assista al ritorno del vero inverno in Italia, che da noi è stato assente per molti anni, e come puoi notare nelle immagini la quantità prevista di neve in questo aggiornamento si avvicina o supera un centimetro nelle regioni settentrionali e anche la quantità di pioggia si avvicina o supera localmente i 100 mm. Stiamo seguendo tutti i nuovi aggiornamenti e ti forniremo informazioni più accurate e dettagli più avanti, e quando il periodo si avvicina, tutto quello che possiamo dirvi ora è di indossare abiti pesanti, perché l'inverno non è ancora finito, e come ho detto, l'inverno di quest'anno sarà piuttosto tardivo, e la neve cadrà anche nel mese di aprile, e pesantemente.